Ciao a tutti, Ciao! benvenuti nel nostro video natalizio contenuti speciali. Ci sono i contenuti speciali? Sì, più o meno. Ci sono io, è già speciale per quello. Beh, questo è vero, ci sei tu, è già speciale per quello. Sperando che Ricky ce lo lasci fare fino alla fine, non lo sappiamo quanto abbiamo a disposizione, quindi potrebbero essere 5 secondi come, no, un po' di più, 20 siamo già, un minuto Wow! Come come un'ora, non lo un'ora, non lo sappiamo. sappiamo, quindi. Però posso garantirvi che non sarà un'ora di speciale, quello possiamo garantirvelo. No. Allora, da che cosa vogliamo partire? Com'è andato l'anno fumettistico? Ah, l'anno fumettistico è andato secondo me molto bene, però abbiamo più che altro l'impronta verso il 2019, perché molte serie hanno fatto setup per arrivare al 2019. L'esempio plateale è Dylan Dog, che ha fatto un setup di storie più o meno slegate, per poi arrivare al numero che c'è in edicola, che è uscito in edicola, prima Lucca a ottobre, poi è uscito a novembre, e dà il via al famoso ciclo della meteora, così mi ghigliottina la testa, al famoso ciclo della meteora che porterà al 400 di Dylan Dog. Quindi aspettiamo e vediamo, tra qualche giorno uscirà il secondo capitolo, un secondo capitolo che ci darà già un po' più il peso di questa continuity che si farfuglia, si blatera e si dice che debba esserci. Ok, scusate, mamma in attacco. E fondamentalmente questo è Dylan Dog, che sicuramente si porterà sulle spalle un grosso peso, perché è un momento particolare, un momento spartiacque, è un momento che porterà poi a una celebrazione importante, ovvero il 400° numero. 400° numero che sappiamo già che sarà scritto da Roberto Recchioni, quindi abbiamo già un inizio e una fine. Vediamo cosa c'è nel mezzo, perché magari se questo viaggio può essere illuminante riportare sulla via molti lettori, oppure, che ne so, anche possibilità di perderne, non lo sappiamo. Sappiamo che Dylan è ricomparso adesso in Morgallost, quindi una versione alternativa di Dylan Dog nel mondo di Morgallost, con sorpresa sorpresa finale. Già vi dico subito, cosa bellissima la doppia copertina di Tommaso Unibile, che è veramente una figata, e gestita nel modo giusto. Ma soprattutto una storia che unisce due personaggi che fondamentalmente non sono così diversi, ma che ci portano a, come si chiama? Ma che ci portano a vedere un lato diverso di entrambi, soprattutto di Dylan Dog. Ovvio, è un altro Dylan Dog, quindi abbiamo creato un altro Dylan Dog di un universo parallelo. Non credo che arriveremo al casino che fece la DC negli anni 80, che portò a crisi sulle Terre Infinite. Tra l'altro, notizia recente, Bonelli e DC insieme, prima pubblicazione che faranno speciale con Zagor e Flash. Io non so però in questo momento chi c'è sotto il manto di Flash, se Wally West o Barry Allen o qualcun altro, quindi sono un po' in arretrato su quel punto di vista. Spero che questo magari porti anche a un futuro, non dico interesse perché ce n'è sempre di interesse sulla DC, ma magari anche un futuro allineamento a una distribuzione sensata dei fumetti DC, perché io non l'ho mai negato, non l'ho mai nascosto, sono un amante della DC Comics. Se devo scegliere un supereroe lo prendo della DC, però faccio fatica a vederli in edicola e ho visto che alcune tempistiche sono un po' allegre, quindi speriamo che anche questa situazione migliori. Abbiamo, vabbè, il ritorno in pianta stabile di Morgallost, che dal mese prossimo ricomincia con le black novels e ricomincia con una storia totalmente a colori. Abbiamo avuto l'arrivo di Tex Willer, il volumettino numero 1, lo trova no, trovate più edicola, c'è già fuori il numero 2, però magari qualche edicola ce l'ha ancora, ed è un qualcosa di particolare, è una, chiamiamola serie, poi non so se effettivamente sarà una serie, che copre un arco temporale di circa 10 anni, anche se parlare di tempo con Tex Willer non è proprio facile, perché se leggete i Tex ha affrontato tutto l'Ottocento, fondamentalmente sempre a 40 anni, però vabbè, diciamo che si cerca di dare un po' di ordine in quel periodo in cui lui era fuori legge. Il numero 2 è uscito da qualche giorno, ne parleremo approfonditamente più avanti. E che altro posso dire? Miniserie di Mister No in corso, primo capitolo che non mi ha convinto sul logo Mister No, perché non ci ho trovato un Mister No, ma che mi ha convinto come storia, chissà, magari andando avanti, io cambierò idea anch'io, ci troverò Jerry Drake dentro lì. Al momento non ce l'ho trovato.
Abbiamo poi, come si chiama, il finale, andiamo verso il finale di Deadwood Dick, con penso l'ultimo numero, se non sbaglio, della trilogia dell'ultima trilogia, che è una serie che a me è piaciuta, che ha riportato un certo tipo di West, che forse in Bonelli era stato accennato sul vecchissimo Ken Parker, ma poi un po' accantonato in virtù di quello un po' più pulito. Abbiamo lo speciale di Martin Mystery con il grande Zirmani, scritto da Castelli e Raul Cremona, che è una bella cosa. Insomma, come avete capito, di carne al fuoco ce n'è tanta. Sul canale, chi avrebbe voluto che io, per come speciale, vi parlassi di una certa cosa, ovvero il malloppone di Scott McCloud. Sì, in teoria doveva essere lo speciale natalizio, suddiviso in tre parti, Natale, Capodanno e Befana, Epifania. Però ovviamente lui è pigro, dice, trova un sacco di giustificazioni inutili e quindi purtroppo non ce l'ha fatta. Allora. Quindi non so quando, ma sarà uno speciale del canale, appena lui si decide. Ma non farlo vedere come se fosse la Bibbia! Allora. Non è un malloppone tanto! No, è un malloppone scorrevole, ma è molto da... Allora, perché allora, tra il leggerlo comunque, e, cioè non è solamente leggerlo, è comunque leggerlo, prendere appunti e poi tirarci fuori una cosa sensata per il canale, cosa che comunque non è così semplice. Però è un lui altro si complica modo. La vita, perché non è che si è fermato al primo volume e poi alla prima parte e poi ha iniziato a prendere appunti. E poi magari ha iniziato ad andare sulla seconda. No, lui è andato sulla prima, si è fermato, è andato sulla seconda, però non ha preso appunti. Allora, partiamo da un presupposto. Questo libro, come ha detto Kiki, sono tre saggi scritti da Scott McCloud nel corso degli anni. Sono tre. Tre saggi. Uno, due, tre. Esatto. Dividevi uno, due, tre. Questa è un'edizione integrale, penso che sia l'unica che li raccoglie tutti e tre, è anche fresca di stampa. Io l'ho trovata alla Feltrinelli, poi non so, penso che si trovi vedere comunque. Il Bon Cliff, eccolo qui, quindi è della Bao Publish, e è un saggio a fumetti dedicato al fumetto. Ne parleremo in maniera più approfondita a breve, perché ho intenzione veramente di fare almeno la prima parte, perché il primo libro parla della struttura fumetto, di come si fa un fumetto, di quello che c'è dentro, ed è più quasi a spiegare il media fumetto. La seconda, che ho iniziato, parla invece in maniera più soggettiva, secondo Scott McCloud, delle 12 fasi, del futuro, ed è una cosa un po' più di, diciamo, particolare, però diciamo che la prima parte è quella più accessibile ed è quella di cui vi racconterò a breve. Prometto che lo farò. Ci credi? Perfetto. Sono stato anche intervallato nella lettura di altre due cose. Allora, io... Vai. Questa è Cinzia, di Leo Ortolani. Tirala su un po', Cinzia. Copertina edizione speciale. È la variant Feltrinelli. Sì, molto molto bella. E niente, ovviamente consigliamo la lettura. Leo Ortolani non ha bisogno di presentazione, Cinzia tantomeno, quindi meno banale di quello che potrebbe essere. Agrodolce. Esatto. Quindi vi consigliamo anche di questa, anzi potrebbe aprire la mente anche a chi è un po' più ottuso su certi argomenti, diciamo. Capisco che trattandosi di Cinzia la parola aprire la mente è preoccupante, ma non fate doppi sensi per il momento, aspettate di leggerlo. Esatto. Ci saranno anche dei doppi sensi, vi divertirete tantissimo a leggerli, a trovarli, ma mai volgari. Sì, comunque diciamo che può aiutare le persone a capire punti di vista diversi. Esatto, e soprattutto è tutto raccontato con uno stile che non offende nessuno, nel senso non ci sono banalità o stupidate gratuite da chiacchierata da bar, per quanto a volte Ortolani abbia la tendenza a semplificare tutto col suo umorismo. E questa è la cosa bella, un umorismo profondo che comunque parla di qualcosa che è attualissimo, perché più attuale di così si muore. Esatto. Mettendolo in un media che chiunque può sfogliare e leggere, quindi senza preconcetti, senza preoccuparvi di un transessuale platinato che vi guarda seducente da una copertina, leggetelo perché ne vale davvero, davvero la pena. Esatto. E poi abbiamo questa, una lettura forse un po' più impegnativa. Oddio, per certi versi sì, più perché Ortolani è un mito in Italia, lo conoscono tutti. Paco Roca,
L'autore di Rughe, giusto perché bisogna enfatizzare chi è Paco Rocca, perché tutti conoscono Rughe e poi muoiono un po' lì, no? Si nasce e si muore. È bello anche perché lo nomina lui stesso qua dentro. E Seguridad Social, che è un gruppo musicale che è nato come punk negli anni 80, poi ha un po' spaziato nei generi. In realtà, di Seguridad Social ha avanzato solo lui, il cantante, cui non mi ricordo il nome, perdonatemi, che praticamente è l'unico membro originale del gruppo. Ecco, loro due. Sfruttando il fatto che, che si sono trovati in una radio a lavorare insieme, hanno deciso di creare un volume, cioè di creare una storia a fumetti e un disco. La prima parte del racconto è la scelta e il primo setup di questa storia. Poi c'è il cambio, che non vi voglio, di cui non voglio parlarvi, che vi spiegherà un po' meglio molte cose. Ed è una lucida analisi e molto, molto, molto divertente. Tra l'altro, ho visto di recente, se non sbaglio in spagnolo, ma dovreste trovarlo anche sottotitolato, una bellissima trasmissione che mette, stile Letterman, diciamo, che mette proprio loro due a confronto ed è molto bella da vedere. Comunque, questo è un libro, beh, al di là del fatto che io adoro Paco Rocca, lo sanno anche le pietre, ma è un libro che vi consiglio, anche perché, tornando un po' a Scott McCloud, anche qui vedete un po' i meccanismi del fumetto. Certo, vedete qualcosa di più quasi soggettivo, non è una realtà oggettiva, non è quello che succede sempre, ma è uno scorcio su quello che è successo e sulla realtà in un certo senso del fumetto, mettiamola così. Poi quando lo leggete, quando ve ne parlerò un po' meglio, capirete. Ecco, queste sono principalmente le letture che vi consigliamo, soprattutto in questo periodo che magari si ha un po' più di tempo per quelli che magari hanno un periodo di ferie, diciamo, più o meno obbligato dal lavoro. Poi vabbè, vorrei riprendere gli ultimi due romanzi di Tiziano Sclavi che mi mancano del canale, perché ricordate che ho fatto quello special sui suoi libri. Ne mancano due più un film che è nero e quelli mi mangiano un po' di tempo perché devo rileggerli, mettermi un attimo in, diciamo, in studio perché ogni romanzo di Sclavi è un mondo a parte. Il film devo avere fisicamente il tempo di riguardarmelo. In più avevo qualche piccolo extra da mettere, anche lì bisognerà farlo. Sclavi, vi ricordo che torna in libreria con materiale inedito il 10 di gennaio, disegnato da Werther Dell'Edera per Feltrinelli Comics. Mi raccomando, anche quello sarà un appuntamento imprescindibile che co fa cominciare l'anno nuovo. Altre cose, beh, Io si spero che aspetta. tu abbia tempo di pubblicizzare altre letture, tipo romanzi che abbiamo letto e ci sono particolarmente piaciuti, così per aumentare un po' i nostri punti di vista, quello che è il nostro punto di vista culturale, diciamo. A livello di romanzi, poi mi metterò tempo permettendo, perché come avete capito il tempo non è propriamente dalla mia parte, ma tempo permettendo, mi metterò a fare una rilettura di tutti i libri di Andrea Pinkez, che come sapete è uno scrittore che è mancato di recente. Per me era lo scrittore italiano, era proprio lo stile che mi piaceva, i romanzi che mi piacevano, i fumetti che mi piacevano, perché vi ricordo che Pinkez negli anni 90, insieme a Dade Capone, ha portato Lazzaro Santandrea e Pogo il Dritto, che sono due personaggi suoi, anzi Lazzaro è il suo alter ego, dentro nelle storie di Lazarus Led, dentro talmente in profondità che Lazzaro è comparso anche alla fine di Lazarus Led, nella serie, nella parte finale, proprio per dare l'importanza e l'unione tra i due. Quindi, con le possibilità che ho, voglio dedicare uno special ad Andrea G. Pinkez. Poi ci vedremo al Cartoomix, perché il Cartoomix è la fiera imprescindibile per quanto mi riguarda. Esatto, anche perché quella che è più per noi è quella più a portata di mano, proprio fisicamente e anche come tempistiche, è l'unica che riusciamo a permetterci, quindi È anche vero che sarà diciamo. interessante fare un Cartoomix di venerdì l'8 marzo, la festa della donna. Chissà, magari facciamo uno special femminile al Cartoomix. Potrebbe essere Il primo un'idea. giorno effettivamente è la festa della donna, Potremmo quindi. dedicare uno speciale alle donne nel fumetto. Interessante. Venerdì sono da solo, lei non c'è. Potrebbe Potrebbe essere. essere il mio divorzio. No, scherzi a parte. C'ho ragione. Avrei dimostrato per altre cose comunque. Eh? Detto così suona di un male, ma di un male che metà basta. Vabbè. Ok.
Vabbè, ho qualche sassolino nella scarpa che mi piacerebbe. No, se sono scarpa, sempre una cosa negativa. Diciamo sogno nel cassetto. Facciamo sassolino nel cassetto e siamo a posto. Uno nel cassetto ci mette quello che vuole. E che mi piacerebbe fare per il prossimo anno? La cosa fondamentale che mi piacerebbe fare per il prossimo anno sarebbe. Ciao, Ricky. Oh, Ricky rubata. E sarebbe quella di riuscire a parlare con una certa figura professionale del mondo del fumetto che secondo me oggi non è propriamente ben capita dal pubblico, ma neanche da me forse certe volte, che è il curatore di una testata. Quindi mi piacerebbe riuscire a. Uno scudo dello speciale natalizio. Al nostro figlio piacciono i gormiti. Wow, figata! Questa è la vera scoop, la vera notizia di questo Quindi speciale. spegnete tutto e andate a vedere i gormiti, che Esatto. sono a quest'ora. Gormiti per tutti. Più gormiti per tutti. No, dicevo, mi Non faccio la piacerebbe. politica. Come no, con i Gormiti gormiti, più gormiti per tutti. Il PJ Mask, no, dai. Bing, ecco, Mask. Bing! Bing va Solo chi ha bene. figli ci può capire. Eh sì. Allora, tornando a noi, ripeto, mi piacerebbe fare uno special dedicato alla figura del curatore di testata, proprio perché vedo che c'è un po' di confusione su quel tipo di ruolo. Ecco, questo mi piacerebbe farlo davvero, e chissà che magari non si Chissà riesca a come vista fare. lui, aiuti O il magari. cartumix, o durante l'arco dell'anno si riesca a provare a fare una chiacchierata, ma proprio dedicata a quel tipo di ruolo. Ovviamente ci sono professionisti di un certo peso, Burattini, Boselli, Recchioni, Busatta, Lo ce n'è sentiamo qua. San Valentino, amore. Speciale San Valentino. Avremmo anche un'idea da proporre alla Bonelli. Che sarebbe ora che ci ascoltasse. Sarebbe carina, lei è un po' più un suo parto mentale, questa è figlia sua, questa idea, chissà che non l'anticipiamo qua prima che ce la scippino, la racconteremo al Cartoomix se sono interessati. No, no, non ho scritto nulla io e non ha scritto nulla lei, è soltanto un'idea di un format. E la racconteremo e vedremo se potrà avere un senso logico, se non piacerà. E fondamentalmente direi che abbiamo raccontato più o meno tutto. Io ho un sacco di idee geniali, peccato che. Tanto sottofondo siete i gormiti che partono. Cosa posso dirvi? Intanto siamo qua. Non farò più sigle di una volta. Vabbè, Viva cuore. Cristina D'Avena. Giorgio Vagli alla fine. Dicevamo. Capito perché se lo ascolti? Mica ti viene da cantarla la sigla dei Gormiti. Tu cosa canti? Pollo. Pollon, quella sì che era una sigla. Sembra Pollon, pollo pollo combina combina guai. guai. Lady No, Oscar. quello non la canta. Vabbè, stiamo. Magica Amy! Quelli sì che erano cartoni, ragazzi. Allora faremo uno speciale dedicato alle sigle in cui Kiki ve le canterà Non tutte. neanche morire, povera tira. Tanto è passato. Ciao Ricky. Qui. Sì? Sì. Poi? Ok, Ok, si è fermato si è qua. fermato qua. Va bene, dopo tutta questa lunga chiacchierata vi vogliamo Lunga, sono augurare. 18 minuti. Dopo questa media Media. chiacchierata, dopo questa breve chiacchierata, che non ce Io n'è, tanto viene rapita, cogliamo ancora l'occasione per farvi un buon Natale. Già Riccardo, andiamo a che tanto abbiamo orecchie che non abbiamo capito cosa sta cercando di fare, se non spingermi via a pedate. Sì, ci Sì, vuole giù. ci vuole giù, vabbè. Amore, era lo speciale Era lo natalizio. speciale natalizio, vabbè, si vede Come anche Ricky. speciale, sì, non ci piace che venga inquadrato, ma. Aia, aia, Bravo, aia, aia, amore. aia, aia, basta, ho capito che ti piace vederti. Dopo questa meravigliosa mano di schiavi che ho preso da Riccardo, vi auguro il piedino di Riccardo, vi auguriamo buon Natale. Ciao a tutti e buon Natale. Ciao, auguri. Auguroni. Opla. Ah, Ciao.